Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di batterie e nello specifico di batterie per long range. Sì, perché ovviamente per fare un long range ci vogliono anche delle batterie che abbiano una durata abbastanza consistente le batterie lipo diciamo non ci vengono incontro da questo punto di vista, nel senso che le batterie lipo per avere tanta durata diventano anche molto pesanti, quindi poi subentra diciamo l'effetto contrario, che una cosa troppo pesante ci va poi comunque a limitare il drone dal punto di vista della durata della batteria, perché il drone deve comunque sforzare molto di più. E per ovviare a tutto questo bisogna cambiare tipo di batterie, bisogna passare alle batterie agli ioni di litio. Le più comuni, le più usate sono 18650, che sono queste per intenderci, che sono le batterie che si usano nelle sigarette elettroniche. Quindi chiunque di voi conosce le sigarette elettroniche conosce queste batterie, perché all'interno di tutte le sigarette elettroniche ci sono loro queste batterie. Poi può variare la loro capacità a livello di miliampere, possono essere da 2400, da 2900, da 2800, da 3000, da 3700 miliampere, ovviamente sto parlando, ma la dimensione della batteria è sempre questa, cioè 18 mm di diametro per 65 mm di altezza, e già queste diventano batterie idonee per fare il long range, perché comunque hanno queste capacità diciamo che possono arrivare fino a 3700 miliampere, se ne trovano anche da 4000, ma sono abbastanza rare hanno un peso veramente basso. Poi dopo guarderemo i pesi. Per intenderci ragazzi, queste batterie sono anche all'interno del Mavic Mini, cioè il pacchetto di batterie del Mavic Mini contiene queste batterie. Ha all'interno due batterie, perché il pacchetto di batterie del Mavic Mini è un 2S, all'interno due batterie di queste da 2400 mAh, e come tutti sapete il Mavic Mini sta in volo 30 minuti. Ovviamente è tutto rapportato, c'è tutto il suo calcolo a livello di peso del drone, potenza, assorbimento dei motori, tutta la parte elettronica che è diciamo calcolata e rapportata alla gestione di queste batterie. Però si è arrivati a volare 30 minuti. Il loro diciamo punto debole rispetto alle batterie lipo è la diciamo la scarica che hanno, perché comunque queste batterie arrivano a una scarica continua di 30 ampere, mentre le batterie lipo possono arrivare a ampere di scarica molto molto maggiori. Però in droni in cui non ci serve questa potenza esagerata, dove si ha diciamo dei droni con una gestione più graduale del gas, dove non si va sempre a manetta, per intenderci non andrebbero bene nei droni racing. E lo stesso tipo di batteria è anche all'interno del Power Egg X. Il Power Egg X, il drone a uovo che vi ho portato recentemente sul canale, monta questo tipo di pacchetto batteria, vedete sempre molto compatto, molto piccolo, perché ha una batteria all'interno 3S da 3300 mAh agli ioni di litio, in poche parole come se ci fossero dentro tre di queste, per intenderci. Ovviamente all'interno c'è un pacchetto di batterie con una forma diversa, ma diciamo la tipologia di batteria è la stessa del Mavic Mini. Infatti vedete che il pacchetto è molto piccolo, è leggero, e anche sul Power Egg X abbiamo una durata di 30 minuti di autonomia, quelli dichiarati ovviamente come Mavic Mini, poi possono essere 27 26. Comunque vedete che abbiamo due pacchetti di batterie veramente piccoli e leggeri rispetto alle batterie lipo che siamo abituati a vedere anche sui Mavic Pro o anche l'Autelivo, che monta comunque batterie lipo e con una consistenza e un peso bello importante. Ma le batterie di cui vi voglio parlare oggi invece sono queste, le 21700, che sono le sorelle maggiori delle 18650, sono sempre agli ioni di litio, vengono usate anche queste nelle sigarette elettroniche. Ovviamente in base al tipo di sigaretta elettronica va dentro il suo tipo di batteria per le dimensioni, perché queste batterie sono 21700. Cosa vuol dire? 21 mm di diametro, 70 mm di altezza, quindi sono un po' più cicciotte e un po' più alte rispetto alle 18650. Hanno le stesse caratteristiche, perché arrivano anche loro a 30 ampere di scarica con un picco di 40, però continue, sono a 30 ampere di scarica come diciamo le 18650, però hanno una capacità maggiore, perché loro tranquillamente si trovano a 4000 mAh, cioè diciamo la loro capacità standard è 4000 mAh, quindi una bella capacità. Se noi montiamo una 6S con queste, abbiamo comunque un drone che porta una 6S con 4000 mAh e un peso più basso rispetto alle batterie lipo con le stesse caratteristiche. Poi di queste batterie si trovano anche da 5000 mAh, però sono con una scarica a 10 ampere, quindi troppo bassa per far comunque volare un drone, anche se non è un drone racing, ma 10 ampere rimangono veramente troppo pochi, mentre diciamo lo standard ideale è questo,
4000 mAh e scarica da 30A con un 40A di picco massimo. Io ho fatto un pacchetto, vedete, questo è il mio pacchetto, poi vedete qua sta scorrendo il time lapse del video in cui lo costruivo. Ho costruito questo pacco mettendo 6 batterie, quindi 4 sotto e 2 sopra in maniera centrale. Ho fatto un pacchetto 6S con queste batterie. Ovviamente, se poi uno, in base allo spazio che ha, può cambiare la forma, se ne può mettere 3 sotto e 3 sopra, quindi si fa una specie di cubetto in base all'ingombro che vogliamo avere sul drone, o meglio in base allo spazio che abbiamo sul drone, perché se io vado a prendere il mio Crocodile GPRC 7 in modalità standard, questo pacchetto di batterie non ci starebbe, perché non avrebbe lo spazio. Montando un supporto avanzato dell'Action Cam, quindi l'Action Cam va più avanti rispetto al supporto standard, andiamo a guadagnare un sacco di spazio, quindi abbiamo tantissimo spazio e queste batterie ci stanno tranquillamente. Abbiamo delle batterie che vanno a occuparci tutto lo spazio che abbiamo disponibile, ovviamente senza questa modifica della camera portata in avanti questo spazio non si avrebbe, magari anche su altre tipologie di droni che magari sono un po' più compattini rispetto a questo, che comunque è molto grande, questa tipologia di forma di batteria non ci sarebbe. Quindi andremo a fare un pacchetto con 3 batterie, per intenderci. Adesso io ne metto queste perché adesso non ne ho, ho fatto cadere pure la telecamera, non ne ho abbastanza, quindi si farebbe un pacchetto con 3 così e sopra altre 3, quindi abbiamo un ingombro relativamente basso sul nostro, diciamo, drone, e questo tipo di pacchetto potrebbe starci su qualsiasi drone. Ovviamente questo tipo di batterie va gestito in maniera diversa, nel senso che appunto sono batterie che vanno bene per il long range, quindi dove noi non andiamo mai di gas a manetta, a meno che sia una frazione di un attimo in cui stiamo andando a schiantarci contro qualcosa e diamo gas a manetta per alzarci velocemente, perché sennò comunque questo è per una gestione del gas morbida, cioè appunto un long range dove andiamo tranquilli con quel gas puntato al, che ne so, 30% 40%, andiamo e possiamo raggiungere anche tranquillamente 15 minuti di autonomia, anche qualcosa in più. Adesso le sto testando bene, in cui poi vi porterò sul canale una prova, diciamo, concreta di queste batterie, in cui lo metteremo alla prova proprio su strada, diciamo così. Adesso voglio farvi vedere la differenza di peso tra un pacchetto batterie lì e il pacchetto che ho costruito io. Allora, le 18650, cioè le batterie agli ioni di litio, quelle più piccoline, hanno un peso di 44,4 grammi, ok? Le 21700, quelle che ho usato per fare il mio pacchetto, hanno un peso di 68,8 grammi. Quindi sono più pesanti rispetto a queste, cioè su 6 batterie la differenza di peso diventa importante. Se invece prendo un pacchetto di batterie LiPo 6S con una capacità di 3300 mAh e le vado a mettere sopra alla bilancia, ho dovuto cambiare bilancia perché quella bilancina arriva massimo a 500 grammi, vedete che il pacchetto pesa 509 grammi, quindi abbiamo una 6S con 3300 mAh, quindi il nostro serbatoio, diciamo, è un serbatoio da 3300 mAh e ha una scarica a 60C. Se io invece vado a prendere il pacchetto che ho costruito io usando 6 batterie 21700, il peso del pacchetto vedete che è 482 grammi, quindi abbiamo un po' meno peso, perché comunque abbiamo guadagnato peso rispetto al pacchetto LiPo, e in più abbiamo guadagnato mAh, quindi con le LiPo avremo un maggior peso e un serbatoio più piccolo, perché sarà un 3300 mAh, mentre con queste 21700 avremmo un serbatoio maggiore perché è 4000 mAh e un peso inferiore. E in più le batterie agli ioni di litio hanno una gestione diversa, diciamo, del consumo dell'energia che hanno al loro interno, e ci danno veramente minuti in più di autonomia. E non per questo appunto sono state usate in questi due droni che vi ho parlato prima a livello commerciale, cioè il Mavic Mini e il Power e Geeks. Quindi tutto questo ci dà tranquillamente minuti in più di autonomia, però ripeto, sempre batterie adatte solo per droni diciamo tranquilli,
non mettetele su droni racing, perché a quel punto ve le ciucciate giù in un attimo, perché comunque avendo una scarica molto bassa, uno, vabbè, il drone non reagisce in maniera grintosa come fa con le altre batterie lipo, e in più dando queste scariche molto decise la batteria scende anche in maniera molto veloce e si rischia anche pure di danneggiarla, perché comunque va oltre a quello che è in grado lei di scaricare. Mentre usate su droni per long range e usate, diciamo, con un sistema di guida idoneo, vi danno veramente tanti minuti di autonomia. Ovviamente la cosa preoccupante è che le vedete magari scendere velocemente dal punto di vista dei volt, però loro riescono a scendere sotto una soglia maggiore rispetto alle lipo. Poi sto provando un altro pacco di batterie che poi vi porterò più avanti, che secondo me potrebbero dare forse ancora qualcosina in più, ma è da provare. Devo ancora provare bene anche queste, quindi quando avrò provato tutto vi porterò bene un bel video sul canale in cui vi spiegherò tutto e diciamo come vanno e come non vanno queste batterie. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie impressioni sulle batterie agli ioni di litio, che secondo me sono spettacolari per i droni long range, le 21700, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.